I pasticciotti presentano Chi va in letargo? Il letargo è un sonno profondo. La sua durata non è fissa, ma cambia in base all'animale. Ma perché si va in letargo? Alcuni animali vanno in letargo per non morire di freddo e perché durante l'inverno non troverebbero molto cibo. In autunno, quindi, si preparano delle tane calde e fanno scorta di alimenti, oppure mangiano tantissimo per accumulare grasso. Il letargo può essere totale o parziale. La forma totale prevede una totale immobilità, con l'animale che non si nutre né beve, rallenta il battito cardiaco e riduce il metabolismo per risparmiare energia. È il caso ad esempio del ghiro, dormiglione per eccellenza, del riccio e della marmotta. Il letargo parziale, detto anche svernamento, è invece un sonno meno profondo, con risvegli a intervalli regolari per espletare le funzioni vitali. Il letargo parziale è tipico degli animali a sangue freddo, come le rane, le salamandre, le bisce e le vipere. Ma anche lo scoiattolo va in letargo parziale. Si limita ad alternare periodi di sonno prolungato con periodi di modesta attività per la ricerca del cibo. E lo stesso fanno il procione e il tasso, che non cadono in letargo, ma semplicemente rallentano la loro attività, trascorrendo la maggior parte del tempo nella tana e uscendo di rado per mangiare o bere. Lupi e volpi, invece, non amano affatto dormire. Essi infoltiscono le loro pellicce per ripararsi dal freddo e continuano a cacciare indisturbati per tutto l'inverno, anche nella neve. Ma vediamo come si svolge il letargo degli animali più dormiglioni. Durante l'autunno, il ghiro accumula nella tana le provviste vegetali che consumerà durante i brevi risvegli che interromperanno il letargo invernale. Verso ottobre, l'animale si rintana usando la sua morbida coda come una specie di coperta, in modo da conservare il calore. Nelle annate più fredde, resterà nella sua tana per circa 7 mesi. Il lungo sonno del ghiro è caratterizzato dall'emissione di un suono simile al nostro russare, accompagnato da un fischio. Il riccio, invece, per prepararsi al letargo, mangia più non posso, perché non ama far provviste di cibo. Quando si sente pronto, il riccio imbottisce il nido di erba e foglie secche e si ritira, raggomitolato con gli aculei eretti nel suo comodo lettino. Ci resterà per circa 6 mesi, da ottobre ad aprile. Ma il suo sonno non è proprio continuo, perché circa una volta al mese si risveglia, anche se riesce a fare lunghi riposi da 6 settimane consecutive. Alla fine di settembre, le marmotte si ritirano nella tana invernale ben imbottita e vanno in letargo riducendo fortemente tutte le funzioni corporee. Il sonno delle marmotte può durare anche 6 mesi, ma se la temperatura interna della tana scende sotto i 7 gradi, la marmotta si sveglia e va a cercare un riparo più efficace. Durante il letargo, le marmotte non ingeriscono né cibo né liquidi. La marmotta più famosa al mondo è Punxsutawney Phil, che il 2 febbraio di ogni anno, in Pennsylvania, presenta a folle acclamanti il suo responso sulle previsioni del tempo. Per saperne di più, guarda il nostro video sul giorno della marmotta. C'è poi l'orso, che in autunno intensifica la caccia per fare scorta di grassi prima di sistemarsi nella tana e affrontare in un lungo stato di torpore il periodo più freddo dell'anno. Durante i 6 mesi che trascorre dormendo, il battito cardiaco rallenta e così il metabolismo.
Gli orsi non hanno bisogno di mangiare né di bere perché consumano le scorte di grasso acquisite durante l'autunno. Ma il letargo degli orsi è molto anomalo, perché pur restando intorpiditi da questo sonno, essi rimangono sufficientemente vigili e con temperature corporee abbastanza alte da prendersi cura dei cuccioli e intercettare eventuali segnali di pericolo. Anche i pipistrelli durante il letargo rallentano le attività corporee per consumare minore energia accumulata sotto forma di grasso durante l'estate, ma si svegliano a intervalli regolari, seppur soltanto per bere. Ci sono poi le tartarughe di terra, che vanno fisiologicamente in letargo nei mesi più freddi. Mano a mano che le temperature si abbassano, gli esemplari di queste specie mangiano sempre meno, fino a cessare totalmente di alimentarsi. Quindi scavano sottoterra fino a seppellirsi totalmente e rimangono in quella posizione da ottobre a marzo. Quando i dormiglioni in primavera si saranno risvegliati, saranno molto magri e affamati. Si metteranno quindi alla ricerca di cibo per saziare il loro grande appetito. Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.